Oh, eccoci qui amici, benvenuti nel canale. Vado un po' di corsa oggi, però ci tenevo tantissimo, sia io che Sami, a tenere, diciamo, vivo il canale, a tenervi aggiornati. Sono andato di corsa, di fretta e di furia a prendere il pranzetto per Samantha, un bel paninetto con la salsiccia, maionese e insalata, e la cena per me, paninetto semplice che sta qui dentro, me lo metto nello zaino. E per cena al lavoro starò a posto. Chiaramente lì prenderò una bella lattina di Fanta, di Coca-Cola, quello che è. Sto aspettando che il riso finisca di cuocere. Intanto mi sono attrezzato con dell'olietto al tartufo che io adoro e del parmigianetto da mettere sopra. Perché cerco ultimamente di tenermi un po' leggero per il pranzo. E magari a cena gli do un po' più, diciamo, allegrotto. E quindi questo è quanto, diciamo. L'aggiornamento principale è che ormai oggi è esattamente l'8 aprile, ho incominciato a lavorare il 21 marzo, quindi è già un bel po' che sto lavorando. Le giornate sono piene, non ci si sta mai a casa. Io e Sami ci becchiamo pochissimo, però nonostante tutto stiamo cercando di organizzarci anche, come dicevo prima, per tenere vivo il canale, perché è un peccato, perché a noi ci mancate tanto, vorremmo organizzarci per fare qualche live, qualche cosa ultimamente, però devo stare sempre con l'occhio sull'orologio perché vado un po' de corsa. Considerate che è l'1:10, fra 2 minuti scolerò il riso e dovrò mangiare un po' abbastanza con l'imbuto. Cerco sempre di andare al lavoro un po' prima, è molto importante, ragazzi, i datori di lavoro e nell'ambito dei lavorativi guardano molto l'orario di lavoro, non che uno deve arrivare proprio spaccato, ma a me mi è capitato che mi hanno mandato via anche per 12 secondi di ritardo, quindi cerco di stare sempre 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti anche prima. Così anche mi organizzo tutto quello che devo fare. Il lavoro è molto bello, devo dire, mi piace tantissimo. A parte che è l'ambito mio, ma i colleghi pure sono, insomma, brave persone, mi trovo bene, mi hanno preso a ben volé, quindi perché no? Insomma, sono contento. Ho oscurato qui con un pezzettino di carta per non farvi leggere, perché insomma, non tanto per me, ma per quanto riguarda anche l'azienda, deve essere un po' più, insomma, precisi e mi sembra corretto, insomma, non dire il nome dell'azienda. Mi dispiace perché insomma non c'è niente di male, però preferisco così che magari non so se è legale, se non è legale, quello che è, insomma, io attappato e via. Devo scolare il riso, attenzione. Qua, risetto. Ok, allora qui il risetto è fatto, goccettino d'olio, buono questo qui, regà. Io, se, non, se siete amanti del tartufo, regà, io vi consiglio, vabbè, questa è Costa d'Oro, però ce ne stanno tantissimi che sono buoni. Diffidate da quelli che danno poco sapore, non so quali so, perché io ho sempre comprato questo, non ho comprato il tipo che c'era il funghetto dentro, non sapevate niente. Vabbè, Sami è al lavoro, anche lei ovviamente, dalle 11 di questa mattina. E, stamattina sono stato col pappagallo, ho fatto un po' di bucato, insomma, le solite cosine dentro casa. E poi sono andato a prendere sto pranzetto e sta cena per me. E adesso eccoci qua. Come vedete vado un po' abbastanza de corsa, però vi dicevo, ci tenevo tanto. Me so trattato bene anche se diciamo che il pranzo che mi devo, la cena che mi devo portare di solito è a base, diciamo, pasto al sacco, però mi sto organizzando e devo dire che mi trovo bene, raga, sto mangiata paura. Al momento mangio meglio là che a casa. Per esempio l'altra sera mi sono fatto, mentre preparavo il risetto per pranzo, così è una cosa veloce, mi posso dedicare un po' di più per preparare la cena. E allora in padella ho buttato delle patatine con un po' di peperoncino, di pepe, eccetera. Un po'
po' di rosmarino e poi ci ho messo due salsicce che stavano lì nel frigo da un po' che dovevo consumare, che però non so perché erano piccantissime proprio. Strano, perché di solito al Conad non so così piccanti. Non casca mai sto cavolo di parmigianetto. Ok. E poi ci ho messo, per alleggerirmi un po' coscienza, tre cuscette, tre petti di pollo al volo, così spezzettati. Raga, mi sono proprio leccato i baffi, una cosa da paura proprio. Buono, buono, buono. Lì c'è un locale mensa, quindi sta il forno a microonde, si scalda in 1 minuto e mezzo e via, si mangia da paura. Adesso, questa settimana che viene, forse in teoria mi diranno oggi se farò le notti oppure no, e magari ci avrò un po' più di tempo per vloggare, perché no? Vediamo, sicuramente metterò questo video tra lunedì e martedì, oggi è venerdì. Vediamo se riesco anche a fargli fare una clippetta a Samantha, così ci siamo un po' tutte e due, anche se siamo da soli. Magari lei, perché no, potrebbe fare mukbang della cena. Come vedete, raga, è tutto improvvisato perché con l'orario è un macello. Per questa vita che devi fare. Buon appetito. Chiaramente è un po' triste la situazione quando bisogna mangiare da soli, quando si sta un po' così, però questa è la situazione legale, purtroppo dobbiamo stare così. Io comunque ci tenevo tanto a salutarvi, scusate se è stata una volata, proprio una cosa di un minuto. Vi devo salutare perché devo mangiare veramente di corsa, già sto quasi per fare tardi, ci tengo tanto all'orario, che fa bella figura. Noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima diretta, non lo so. Vi mando un bacione, raga, grandissimo. Vi leggo sempre a tutti quanti. Non c'ho tempo, non posso prendere il telefono al lavoro perché sennò ovviamente mi licenziano. Quindi capite per favore che se non vi rispondiamo è anche per questo motivo, sia io che Sami. Vi mando un carissimo bacio, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Ciao ragazzi, mi sono seduta un attimino per parlarvi un po', visto che non c'è più modo, proprio nessun modo, di prendere questa videocamera e registrare. Lo faremo nei giorni liberi, anche perché adesso anche Giordano lavora, sta facendo dalle 2 alle 10 di sera e io sto facendo dalle 8 della mattina fino alle 6 o come oggi che sto facendo dalle 11 fino alle 8 di sera, perciò prendere la videocamera è veramente impossibile tra tutti e due perché a casa non ci siamo praticamente mai. La mattina quando attacca alle 11 è tutto un corri-corri tra spicciare, preparare da mangiare ad Aaron, di qua e di là e regà, non ci riusciamo più a vloggare e ci dispiace veramente tantissimo. Infatti so che Giordano ha registrato, però non so cosa vi ha detto, cosa ha fatto, non lo so e non ho nemmeno tempo di riguardare le clip. Comunque, io sono in pausa pranzo, so soltanto che Giordano mi ha fatto una sorpresina, vedo un bel panino qui con la salsiccia sicuramente, sì che bello, altrimenti non mi sarei fatta un riso in bianco, semplice semplice, e invece tè, spettacolo, bello. Quando si stacca da lavoro, coccolarsi con un bel panino, con qualcosa di buono, ti rende la giornata più felice, mangiare rende felici. Certo, non dobbiamo cedere con queste schifezze, però ogni tanto ci sta. Buono. Oh, ragazzi, che mi dite? Che mi raccontate? Io leggo comunque i commenti, so che ci fate sempre i complimenti, ci state tanto vicino, vi interessate alle cose, vi preoccupate che a leggere leggiamo tutto quanto, solo che non riusciamo a registrare. E questa cosa veramente mi fa tanto male, perché come sapete, soprattutto in questa nuova apertura di questo canale, siamo sempre stati irregolari da un anno a questa parte a mettere video. E fare questo stacco di una settimana mi rende veramente triste perché io vorrei fare di tutto, però purtroppo le esigenze chiamano da altre parti. Comunque io tolgo sempre, non so se lo fate anche voi, la parte più dura. Giordano è innamorato di questi pezzetti, i culetti lui li chiama, e io invece li tolgo perché mi fanno solo irritazione. Ora mi godo questa oretta e 20. Ora
e poi dopo si ricomincia. Allora, finito di pranzare, comunque molto buono quel panino, il culettino che ho tolto visto che non c'è sopra né salsiccia né nient'altro, glielo diamo al nostro amichetto Aaron. Amore, ciao. Eccolo. Comunque rispondo anche a una domanda, visto che ci sono, anche perché, ripeto, io i commenti li leggo anche se magari non rispondo, mi limito a mettere il cuoricino perché dovrei perdere troppo tempo che non ho. Mi avete chiesto come facciamo noi con Aaron adesso che lavoriamo tutti e due. Comunque sia, abbiamo degli orari, io e Giordano, differenti. Ad esempio, questa mattina Giordano è attaccata alle 2 del pomeriggio, mentre io ho attaccato alle 11, perciò questa mattina ci siamo stati insieme. Poi quando io vado via ci sta un pochettino Giordano, poi nella pausa mia, cioè come adesso, ci sto insieme, e poi questa sera idem. Infatti ieri ci siamo fatti la doccetta insieme, io e Aaron. Ieri ho staccato alle 6 e ci sono stata. Comunque il tempo per Aaron cerchiamo di trovarlo assolutamente sempre, perché è un'anima. Il nostro figlio mi sta tanto facendo ciao perché vede il pane, ma non glielo sto dando. Comunque non vi preoccupate, cioè è una mia preoccupazione Aaron, ma mi pare che io lo trascuro, non ci sto insieme, lo trovo sempre il modo per starci insieme. Se non ci sono io perché attacco presto la mattina, ci sta Giordano o viceversa. Comunque non sta mai solo, sta bene, ora ve lo faccio vedere. Ripeto, ieri ci siamo fatti la doccetta insieme, infatti è tutto voluminoso. Ed eccolo, amore, guarda qua. Ma che ti dà mamma? Un pezzettino di pane. Guarda che buono. Com'è? Ti piace? Eh? Guardatelo. Mi sembra uno trascurato? Eh? Ti piace? Poi quando stacco comunque lo porto di là in sala con noi, infatti al trespolino, una volta il trespolo stava sempre di qua, ora il trespolo lo teniamo fisso di là in sala, perché mentre mi rilasso anche io sto anche con lui. E niente, adesso di corsa mi faccio un bel ginseng, perché dopo pranzo dovete sapere che mi si prende la voglia di dolcetto. Ora ruberò un dolcetto che ieri ho comprato a Giordano. Eccoli, cioè non si è mangiato niente praticamente. Questi qua. Mi faccio un bel ginseng e mi mangio un cioccolatino. Così, raga, proprio la carica per affrontare queste altre 5 ore di lavoro. Madonna, raga. Eccolo qua. Nota positiva di questa stagione praticamente, cioè che stiamo andando incontro all'estate, è che entro con il giorno e diciamo che anche quando esco alle 8 esco con il giorno. Spettacolare, proprio spettacolare. Invece prima entravo che era giorno e uscivo che era notte, cioè una tristezza veramente assurda. Invece mi si prende bene anche quando esco alle 8 di sera. Comunque, un bel ginsenghetto, ci sta tutto. Ok, comunque ragazzi, fatemi sapere come state, quello che state facendo in questo periodo. Oh, ecco qua. Quanto può essere buono questo ginseng, raga. Troppo buono. Infatti mi spiaceva veramente tanto quando avevano cambiato la formulazione, non so, polverina, come la volete chiamare. Invece è ritornata ad essere lei. Quanto buono. Ma io stacco alle 8 stasera, Giordano torna alle 10, cioè praticamente adesso non ci becchiamo veramente mai, io e lui, figuriamoci se riusciamo a fare i video. Poi stata settimana lui farà le notti, perciò starà tutto il giorno a casa, attaccherà alle 10 di sera. Quello, sono curiosa di vedere come le affronterà, perché l'ultima volta poverello, quando ha fatto le notti, è riuscito a farne soltanto 3. E poi gli è successo tutto quello che gli è successo, si è ammalato durante le notti. Spero soltanto che la prenda bene e che di pomeriggio riesca a riposare fatto bene, perché sennò, raga, le notti ti distruggono. Praticamente quando torni a casa non dormi mai. Ci sono persone che riescono nonostante tutto a dormire, ma ci sono altre persone come mio padre che non riescono a dormire, cioè sono tutta una tirata, non so, infatti escono pazzi. Comunque, in questa settimana sono successe veramente tante cose, anche un po' spiacevoli. È venuta a mancare una persona a me molto vicina. Sono stati giorni terribili,
e continuano ad esserlo. Fortunatamente il tempo non è che guarisce, perché non è che guarisci, il male lo senti dentro, poi riaffioriscono i ricordi, delle immagini, e questa cosa ti fa male. Comunque non ne voglio parlare, non mi voglio annoiare. Comunque c'è stata la possibilità, volendo, di vloggare, che sono stata una settimana a casa, ma non l'ho fatto perché non avevo né la voglia né niente. Comunque, mando un bacione ovunque tu sia. E niente, raga. Poi, oltretutto, mi sono andata a fare anche le unghie. Ovviamente, questo prima che succedesse il tutto. Bellissime, sono ritornata al rosso. E sono innamorata. Sono veramente tanto innamorata del rosso. Belle, eleganti, quadrate, comunque non sono nemmeno tanto volgari. Poi ho rifatto la tinta, se vedete ho scurito tutto quanto, cioè raga, mi si poteva guardare, non potete capire nei giorni poi successivi, quando ho fatto anche un ulteriore lavaggio, ero diventata carota, però cioè proprio veramente color carota, e ho scurito i capelli, eccoli qua. Anzi, oggi mi sono venuta anche abbastanza bene, perché li ho lavati questa mattina. Comunque raga, quanto non mi piace fare tutto veloce, cioè lo odio, cioè praticamente campo a fare così, nemmeno tra 20 minuti devo ritornare al lavoro. Adoro, adoro veramente. Se ci avete la dolce gusto, siete innamorati del ginseng, lo dovete provare, quello di nero ristretto. Da paura. Ovviamente vi deve piacere dolce e non amaro, perché a me piace esclusivamente dolce, bello, cremoso. Poi, una cosa che faccio spesso prima di ritornare al lavoro, mi sistemo un pochettino, perché con la mascherina nello sfregamento, io che comunque sudo su e giù, scale, non scale, scarichi di roba, il trucco si va a rovinare. Non perché mi interessa, ma perché non lo reggo. Un pochettino mi sono anche lucidata. Tendenzialmente ho la pelle secca, però non so, sarà la mascherina che fa questo effetto alla pelle, perciò ripasso una spugnetta che ho utilizzato stamattina, perciò è anche mezza mezza umidiccia, tampono così tutto quello che sta in mezzo alle pieghette si va a ristendere. Ok, poi utilizzo la mia cipria, mi rincipio tutta quanta. Olè. Questo lo faccio spesso. Ok. E la ripasso per tutto il viso. Così sto a posto fino a questa sera. Ok. Fatto questo, mi metto giusto un lip balm e mi metto questi qua. Cioè, vi ricordate, ve l'avevo fatti vedere, che l'avevo acquistati, però poi non ve l'ho fatti più vedere. Veramente molto buoni, soprattutto si sente tantissimo il cacao e il caramello, cioè tantissimo. Che poi questo lo leggo adesso che ecco, è cacao e caffè, perché sento il caffè. Sono questi due, molto carini, già comunque utilizzati più di una volta. Danno un leggero colore alle labbra, oltre che tenerle idratate. Tanto abbiamo la mascherina, sti cavoli. Ok, vedete? Molto molto buoni. Ok, bell'effetto. Vedete come colora leggermente le labbra di marroncino chiaro chiaro, un po' lucidino. E poi comunque sono molto buoni proprio per l'idratazione delle labbra, con il fatto che abbiamo sempre questa mascherina fissa qui a faticare, a respirare, si secca un po' tutto quanto, invece così li tengo idratate. E niente, raga, questo è tutto quello che faccio quando ritorno a casa, cioè pranzo, due o tre bacetti ad Aaron, mi sistemo e ritorno subito a lavorare. Noi comunque ci vediamo questa sera quando rientrerò, così stiamo un altro pochettino insieme, visto che non riesco veramente a vloggare, raga. Mercoledì ce lo dovrei avere libero, mercoledì però prossimo, ecco, pipip, sono le 3 e io tocco alle 3 e mezza, perciò alle 3 e 20 già devo stare là.
Stavo dicendo, ci vediamo questa sera, così stiamo un altro pochettino insieme, perché veramente io ci tengo e poi mi piace tantissimo a me vloggare e mi rode tantissimo. Però so che voi siete sempre lì e ci aspettate e questo mi fa veramente tanto piacere. Raga, tutti gli orologi mi stanno ricordando che sono le 3 di qua, l'orologio di Giordano di là. Comunque raga, niente, ci vediamo questa sera, magari anche pure con Giordano. Stasera mi voglio fare una bella maschera al viso. E niente, io vi mando un grosso bacione e alla prossima clip. Cioè io, per me passano 5 ore di lavoro, per voi uno schiocco di dita. Ve l'avevo detto che era uno schiocco di dita per voi, per me sono passate 5 ore abbondanti. Finalmente la pace, a casa. Quanto è bello, raga, quando si ritorna a casa dopo una giornata di lavoro. Cioè, veramente bellissimo. Nel frattempo mi sto facendo il brodino con i tortellini. Sto utilizzando questo dato qua, veramente molto buono. Lo preferisco a quello vegetale, a quello normale, quello classico. Questo qui al manzo, veramente molto buono. Lo sto facendo andare con l'acqua, ma appena bolle buttiamo giù i tortellini. Nel frattempo che aspetto che l'acqua si faccia per buttare giù i tortellini, intanto mi avvantaggio e faccio il caffè per domani mattina. Ovviamente noi non utilizziamo questo della macchinetta, cioè la cialda, ma questo qui nella moka, perché è molto più concentrato, più forte. Se no il piccoletto di Jordi non mi si sveglia la mattina. Perciò lo faccio subito, così domani mattina già è bello pronto. Però devo aprirlo, sono nuovo. Ah, già uno è mezzo aperto. Bene. Tante volte quando sono da sola, sia a pranzo che a cena, non mi va di cucinarmi. Cioè mi passa proprio l'appetito pensando che mi devo cucinare. In questo momento non ho tanta fame, però so che se mangio alla veloce come ultimamente sto facendo, e non va assolutamente bene perché ti ritrovi a mangiare l'affettati con un pezzo di pane, perché capita anche questo, però dopo un paio d'ore mi viene sulla fame quella brutta e poi mi attacco ulteriormente a delle zozzerie. Invece adesso sto mangiando un po' di carboidrati caldi caldi buoni. Ok, così si spera che più tardi non mi si prenda la fame. Ok, questo lo mettiamo a fare qui. Perfetto. Qui intanto tutto pronto, devo soltanto girare perché il dado vedo che non si era squagliato per bene. Perfetto. E ci butto giù questi pochi tortellini. Ok. Ok, sto messaggiando con Giordano. Mi sta scrivendo che quest'altra settimana non farà le notti, visto che stamattina vi avevo detto che faceva le notti, invece fa le mattine. Ok, bacione, bacione pure a te. Fa le mattine, almeno ci può stare anche per il compleanno di mia sorella, perché fa una cenetta a casa, le notti avrebbe dovuto mangiare di corsa e poi alle 9 partire per andare a lavorare, invece facendo le mattine almeno ci sta. Ok, allora, intanto qui mi sono fatta, ecco, il brodino con i tortellini. E a me piace metterci tanto parmigiano. Ma tanto, tanto, tanto. Anzi, penso che sia la cosa più buona di tutto il piatto. Ok. Olle. Perfetto, ora si può cominciare a mangiare. Se Giordano me lo permette. Raga, io vado veramente matta per i tortellini, brodo e tortellini, però non il brodo fatto così, ma il brodo proprio di gallina. Cioè io non mi scorderò mai come lo fa mia nonna. Mia nonna da piccolina lo faceva sempre questo brodo, sia con i tortellini sia con la pastina quella piccolina, proprio rotonda, diciamo, te pallini. Mamma mia, troppo buona. Io un brodo così buono non l'ho mai mangiato nella mia vita, cioè mia nonna praticamente. Però dai, in mancanza di altro, pure questo dato al manzo è veramente molto buono. Che poi d'altronde io la gallina dentro al freezer ce l'ho, l'avevamo comprata, poi dopo non abbiamo avuto più tempo perché sappiamo bene che un buon brodo deve andare per ore, perché sennò è inutile, non sa di niente. Comunque è troppo, da una parte brutto mangiare da soli in questa maniera, cioè mi guardo intorno
È tutto il giorno, cioè è più di un mese. Quanto è che lavora Giordano? Sono 2 settimane che Giordano lavora. Vabbè, voi con quei video non è che ci state tanto capendo niente perché non sono sincronizzati con la realtà. Però Giordano lavora già da 2. Deve entrare la terza settimana. È entrato nella terza settimana, sì. E mi ritrovo sempre pranzo e cena quasi completamente sempre da sola. Che da una parte è brutto perché ti guardi intorno e senti proprio la solitudine, ma dall'altra, raga, quanto mi piace. Io sono una ragazza molto solitaria, gli piace stare veramente da sola, non sente la mancanza delle persone. Sono fatta così, raga. Adoro stare con me stessa, cioè proprio del tempo solo per me. Vado a spengere il caffè che è pronto. Ok, cercheremo di mettere subito questo video, subito domani, perciò calcolate che quando lo vedrete l'ho fatto il giorno prima. Perché già sono 7 giorni che non pubblichiamo un video, cioè io ci tengo tantissimo. Fatemi sapere se video un po' così, chiacchierecci, un po' alla veloce, vi piacciono comunque. Non mancheranno di quelli belli, però raga, la settimana purtroppo è così, quando uno lavora e fa dei turni un po' antipatici è così. Comunque io mi mangio in solitaria senza la videocamera che mi punta questo piatto di tortellini e poi corro a farmi una bellissima doccia, maschera, e poi stasera aspetterò Giordano perché so che è uscita la terza, la quarta, la quinta, boh raga, non mi ricordo, però è uscita Elite oggi, oggi 8 aprile, da quello che so doveva uscire l'altra stagione di Elite e ce la vedremo insieme io e Giordano. Voi l'avete già vista? Non spoilerate, non fate i cattivi e a dopo. Ah, ok, mi sono fatta una bella doccia calda e ora maschera al viso. Questa l'avevo presa un po' di tempo fa e poi non l'ho più fatta, ora la facciamo insieme. Maschera in tessuto anti-età, è certo, perché quando ci si avvicina già ai 30 sono guai. A me lo dicevano, guarda quando avvicini ai 30 i dolori li sentirai tutti. Effettivamente, raga, è vero. Ogni giorno ce n'ho una. Come si apre? È storto. Vabbè. Allora. Bella, questa è di un tessuto diverso da tutte le altre che ho provato. Ok. La parte bianca dice va avanti, ma qui mi sembra tutto dello stesso colore, però vabbè. Profumo. Ogni volta mi stanno enormi a me, però. Parte intanto leghiamo anche i capelli. Ma sto sbagliando qualche cosa. Io non sono capace. Ah, ok, ok. Ah, ecco, è bianca, infatti, mi sembrava strano perché quella era beige. Infatti dicevo che il colore era diverso. Ah, ecco qua, questo è il naso. Però io voglio capire chi è che ha questo faccione. A me non mi sta mai. Vabbè, un po' così. Dove? Non mi sta. Ora la lasciamo in posa per 15 minuti e poi la togliamo. Io nel frattempo lì mi sto facendo una tisana. Ecco qua. La videocamera mi riconosce come bambino, c'ha le impostazioni automatiche, tipo se mi avvicino dice magro, poi dice ritratto e per un attimo bambino. Ma perché? Bambino, certo che se esce un bambino così, ma la crede. Ok, intanto andiamo a togliere l'acqua perché non mi piace, è tanto bollente che devo ustionarmi. Mi c'è che è saltato anche questo. Questo lo lasciamo qua a mollo e chiudiamo. Che peccato che Giordano me l'ha rovinata. Gli ho detto più volte di non mettermela in lavastoviglie e lui non mi ha fregato niente, l'ha fatto. Ha detto che me la ricomprava un'altra. Ne ho vista una bellissima, però per adesso non mi interessa. Anzi, Giordi, devo farmi un regaletto per comprarmela di un altro colore.
Ho utilizzato questo infuso veramente molto molto buono che vi ho sempre consigliato. Questa è buona sia da fredda che calda. Infuso fruttosa, infusione a caldo, infusione a freddo. Si può fare in tutte e due le maniere, ma viene anche l'estate per dare sapore all'acqua e bere un po' di più. Ananas e pesca, regà, buonissima. Fidatevi. Ok, sta prendendo sapore. Andiamo di là perché voglio mettermi sul divano, non vedo l'ora. Ora mi accendo una bella candelina e via con la serata. Andiamo. Ah, che pace. Ok, questa la mettiamo qui. Sì, alla fine ho messo questo vasetto, così questi risultano più alti. Per adesso, vedetemi come ci sta. Comunque penso carino. Sì, vabbè, quell'altro l'ho messo qui a terra perché avevo fatto un cambio veloce per vedere come ci stesse. Andiamo qui. Accendiamo la candelina. Questo l'ho messo ieri, veramente molto buono. E via. Che spettacolo, raga. Olle. TV. E via. Meritata serata per me. Ok, è giunta l'ora di toglierla. Sono trascorsi 15 minuti. Ah. Ottimo, bella rimpolpata. Ora però io non so come comportarmi arrivata a questo punto. Se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti. Cioè, levata la maschera, devo comunque continuare con la mia skincare, nel senso, mettere il tonico, il siero e la crema, o va bene così, devo aggiungere solo la crema? Non lo so. Adesso io lo farò tutto quanto, come è il mio solito, però fatemi sapere nei commenti i passaggi, perché non lo so, non le utilizzo tanto. Ogni tanto quando le vedo in offerta le prendo, dico la verità, non sono una fissata. Ok, io passo comunque il tonico, fa niente, anche se penso che ha tonificato bene anche già la maschera da sola. Però fatemi sapere voi i passaggi, così magari la prossima volta eviterò di sbagliare se eventualmente stessi sbagliando. Un po' di siero, che sono quei prodottini che ho preso da Sephora, vi ricordate? Uso questo. Tonico molto buono questo qui della Pixi. Però finito questo, voglio provare quell'altro, quello rosa. Se non fateci caso che io ho il vizio ad ogni passaggio di picchiettare, fare questi movimenti. Solo con la crema trascino o la faccio assorbire. Adesso passo la mia crema idratante, che è molto idratante questa qui, pure troppo, tante volte. Ok. Ovviamente io non faccio tutte le sere tutta questa tiritera, cioè la sera mi strucco e poi tutte le sere sotto la doccia passo il foreo. Cioè il finto foreo, ora non so come si chiama, non mi ricordo. Così mi strucco in quella maniera e fa anche un leggero scrub. E poi metto direttamente loro tre, non metto la maschera o cose. Ok, adesso sono veramente pronta per la serata in pace. Ok, anche skincare fatta, cioè guardate com'è tutta bella luminosa la pelle. Ottimo, ottimo, ottimo. Non so se dalla videocamera si vede, vedo soltanto che sono storta. Ok. E niente, raga. Noi ci vediamo dopo, magari anche con Giordano che rientra a casa da lavoro. Anche se dovrebbe mancare veramente poco, perché sono le 9:37. Tra una mezz'oretta barra un'oretta sta a casa. Vabbè, raga, a dopo. Ed ecco qui Ciao Giordano. amici, tardissimo, sono arrivato, mi sono fatta la doccia, Sono le 11, raga. stanco. Sono le 11, però
Dolcetti. Dolcetti, dolcetti. Prima di andare a fare la ninna nanna. Che questi che non sono dolcetti proprio veri e propri. Sono dei premietti. Sono dei premietti. Tipo quando gli animali sono stati bravi, gli dai, che ne so, zuccherino, gli dai pezzettino, pezzettino, a noce, aron. Ogni animaletto c'ha. Ogni animaletto c'ha il premietto suo. E noi siamo animaletti e c'è questo premietto qua. Giusto? Sì. Calcolo che io ho iniziato il video, no? Però io non so assolutamente quello che hai fatto e che hai detto. Cioè, non ho, come, non ho avuto. Non hai visto la clip? No, non ho avuto tempo di. No, giuro, non ho avuto tempo di guardare le clip. Assolutamente. Vabbè, comunque io. Io ti parlavo nei clip. Come mi parlavi? Mi ricordo che ho detto qualche cosa, però non mi ricordo. Ti giuro, non l'ho proprio visti. A me oggi andavo di corsa, avevo un'ora e venti di pausa. Vabbè, raga, se vi allungo, scusateci, ma proprio perché io e Giordano, a parte non ci siamo incontrati per niente, se non questa mattina, ma proprio breve, cioè . Io ho fatto le faccende di casa e poi basta, cioè me ne sono andata. Meno male che ci sta il telefonino, sennò proprio si perderemo proprio di vista. È vero, mo? Calcolate che adesso abbiamo manco una mezz'oretta per vederci la TV e dobbiamo andare subito a dormire, perché poi alle 6:40 ho la sveglia, perché attacco io alle 8:30 di mattina. Lei? Stacco. Io invece continuo a dormire. Domani lavori? Io lavoro il pomeriggio, ti. Lavori domani? Sì. Ma che ora fai? Io vado via alle 8 di mattina, raga, e stacco alle 8 di sera domani. Beh, alle 12 ore pare. E poi ho la pausa fino alle 2:30, da mezzogiorno alle 2:30, perciò ci vediamo a pranzo, basta. Sì. Va. No, a parte scherzi, domani devo svegliarmi con Samantha, come i criceti. Mi devo svegliare insieme a Samantha, l'accompagno al lavoro perché mi fa piacere. Sì. Poi la vado a prendere, facciamo un pranzettino e poi va. E poi basta, poi ritorno da sola a lavorare. Va bene, è vero, domani non lavoro. Domani non lavori? No. Vero? Com'è? Ah, ma sono pure un po' incazzato per questo. Però te lo dico subito, domani pranzetto quello che dico io. Preparo quello che dico ma io. Ma domani allora vloggi? Non lo so. Però come non lo sa? Preparo un pranzettino. Te lo fa una sorpresa, però non. Vabbè. Adesso ci stiamo vedendo Elite, che Giordano non si sta ricordando. Calcolate che ha visto tutta la serie. Ma come fai a non ricordarti? Quelle facevano l'orge. Perché hanno cambiato l'attore. Ah, ok, perché quella aveva i capelli corti. In prima serie erano bellissimi. Poi sono cambiati, ma non mi ricordo. Con cosa? Bellissimo. Mi ricordo il ragazzo sarà ammalato, però non mi ricordo. Vabbè. E niente, ragazzi, non so cosa ne uscire di questo vlog, però io ci tenevamo a farci vedere, a chiacchierare, a tenere attivo comunque il canale, perché ci tengo veramente tantissimo. E poi, ragazzi, io in questo periodo sto andando in fissa, ma proprio di brutto, per le tartarughe di terra. Ah, è vero. Cioè, sto cercando una mini tartaruga appena nata, vabbè, sì, piccola ovviamente. Da pure che c'hanno 5-6 mesi, ne fa niente, no? Cioè, le tartarughe campano una vita come i pappagalli, perciò non è che te ne accorgi, però le vorrei piccoline e non si trovano. Canna una macchia cercando. Raga, non si trovano. Anzi, faccio un appello: se voi ragazzette di Civitavecchia che ci seguite, conoscete qualche signora, qualcosa che possiede le tartarughe di terra e le ha, perché adesso dovrebbero anche uscire dalla terra e se hanno fatto le uova si dovranno schiudere. Mi piacerebbe avere due tartarughine, un maschio e una femminuccia. Così può fare la riproduzione. Sì, dai, mi piacciono, non so, comunque sì, sto andando in fissa con questi tipi di animali, io tutti animali, raga, normali praticamente, che campano poco. Vabbè, raga. Per loro di noi. Sì, noi vi mandiamo un grosso bacione, speriamo che riusciamo a vloggare al più presto e un bacione, ciao ragazzi.